Stagione turistica 2019 nel VCO, quasi 3 milioni di presenze, lieve flessione, meno 3,47% negli arrivi così come nelle presenze, ovvero nei giorni di permanenza, meno 4,60% rispetto al 2018. Le 5 località preferite dai vacanzieri vedono in testa Verbania, seguita da Stresa, Baveno, Cannobio e Cannero Riviera. I dati sono stati diffusi dalla provincia. Il mercato italiano rappresenta quasi un terzo degli arrivi e meno del 20% delle presenze. La parte del leone continua a farla il turismo straniero. I turisti tedeschi sono il 40% del totale di quelli che arrivano da oltre frontiera, seguiti dai cittadini di Paesi Bassi, Svizzera, Francia, Regno Unito, Stati Uniti ed Austria. Dati che ben spiegano perché al momento molti operatori turistici sono in stand-by in attesa di avere certezze sulla riapertura delle frontiere. Per quanto riguarda il totale delle strutture ricettive, nel 2019 il numero complessivo 758 è aumentato di 12 esercizi rispetto all'anno precedente. Il numero di posti letto è passato da 38.964 a 39.251. Un'analisi positiva dei flussi, quella che emerge dalla provincia. I numeri confermano l'impatto e l'importanza del comparto ricettivo e turistico sull'economia della nostra provincia ed il ruolo protagonista del VCO nell'ambito della regione Piemonte dichiarano il Presidente Anturro Incio ed il Consigliere Delegato al Turismo Gian Domenico Albertella. Manifestiamo la nostra forte preoccupazione per il devastante impatto del Covid-19 sul sistema dell'ospitalità italiana Lincio e Albertella evidenziano i numeri di Federalberghi, che descrivono un tracollo delle presenze e un mercato fermo con la conseguente perdita del lavoro stagionale. Tutti gli imprenditori del settore, dichiarano, Lincio e Albertella si stanno domandando come e quando potranno ripartire. Ci sono anche molti che si domandano se sia il caso di riaprire, ma potranno farlo solo se i provvedimenti in itinere, opportunamente modificati, forniranno alle imprese il concreto sostegno, aggiungono, e rimarcano la necessità della riapertura delle frontiere. Intanto oggi Antonio Zaccher è tornato a farsi sentire. Attraverso un'intera pagina del sole 24 ore si rivolge al ministro Franceschini criticando lo stanziamento di soli 4 miliardi per il turismo a fronte di un comparto che vale il 13% del PIL nazionale. Il CEO di Zachara Hotel Group, già inizio mese, aveva fatto pubblicare una lettera aperta al Presidente Conte sui principali quotidiani nazionali a partire dal Corriere della Sera ed era poi stato ospite in diverse trasmissioni televisive.